perché c'è tanta sporcizia esterna che si chiama bellezza. Allora noi avremo noi tre persone particolari che sarà presentata Ritornare alla bellezza, questo libro dello studioso Enzo Di Natali, Ritornare alla bellezza con il teologo professor Niccolò Madonia, che presenterà questo libro, una catechesi sulla bellezza di Gesù e di Maria. È una sfida. Allora vi prego di non attraversare questo momento. Noi inizieremo, si dice alle 5, no? Ma noi alle 5 termineremo di dire il Santo Rosario, forse anche i Vespri, poi subito dopo ci sarà questo incontro. Ma cerchiamo un po', anche perché illuminati possiamo anche chiarire le cose agli altri che sono impazziti, perché vogliono come dire, i profili che mettono in tutti questi siti, questi esibizionisti, è sempre richiama ad una bellezza effimera, che il nostro carissimo Pasqualino questa sera deve dire la famosa, non so, frase dell'undicesimo capitolo dell'Epistola della Sapienza, quale sia. Capito? Perché la bellezza sta dentro, non sta nei pentagli, nell'idoro, nel piercing, nel naso, nella bocca e così via, eccetera. Allora è molto importante questo qui. E io direi alla Mariella di mettere in circolo questo avviso. Ci vuole un avviso particolare oppure Non lo so, la foto. Forse Possiamo la fare la locandina, foto forse? al volo Sì, di facciamo quella foto della locandina, la facciamo allora, girare. sì. La locandina e poi magari diamo una parola piuttosto Un invito più. va bene, alle Un 17, invito, scusa, oggi questa pomeriggio alle parte. 17, Forse faremo liturgia. l'adorazione un po' alle 4:30 saremo qui. Iniziamo delle preghiere e poi in seguito quello che sarà. Io non le possiamo mettere sul gruppo consacrati, per Ah, sì, esempio. ecco, Io sì. sono, cioè posso farlo girare là. E Sì. poi ce n'è uno che si chiama Adoratori Notturni. Questi io li posso, su questi li posso, ho accesso, diciamo, li posso Sì, girare gli altri gruppi, benissimo. poi. La liturgia, se si vuole girare. Ora facciamola qua. Piedi, piedi. Vedi, sono sì, dovrebbe Padre Mariangela ci saluta che è già in diretta. essere. Ah, benissimo, Mariangela, brava. Allora, qui c'è. Questo gira sui gruppi. Sì, Online, insomma, qua ci sono le locandine, tieni. Allora, continuiamo la preghiera. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa, Madre di Dio, mi affido a te con tutta me stessa, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fagli coggiare l'azione dello Spirito, io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno. Nella fedeltà alla vocazione ricevuta in comunione con tutti i fratelli e sorelle, specialmente con poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni, le
i sacrifici di questo giorno. Perché tutti siano in spirito simulare, si facciano costruttori di pace in ogni ambiente di vita, testimoniando al mondo la povertà e l'umiltà. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. In particolare, perché lo Spirito Santo aiuti a riconoscere il dono dei diversi carismi dentro le comunità cristiane e a scoprire la ricchezza delle differenti tradizioni rituali in sé la Chiesa Cattolica. Preghiamo perché la scuola, luogo di crescita e di relazione, sappia sostenere il cammino di bambini e ragazzi che provengono da ogni condizione sociale. Cuore di Gesù, anima e sostieni la paternità sacerdotale nei confronti dei giovani, sul modello di San Giovanni Bosco, che i tuoi ministri sappiano essere segno del tuo volto misericordioso e paziente. Perché Maria Santissima ci aiuti a essere donne e uomini di pace. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni dolore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sfiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. San Francesco di Sales, sì, sì, dei dottori, sì, dottore della Chiesa. San Francesco di Sales, sì. E siccome era Giovanni, San Giovanni Bosco era innamorato di San Francesco di Sales, allora loro si chiamavano Salesiani, lo spirito di San Francesco, perché è un grande dottore straordinario, basta leggere la Filotea, per esempio, scritta da lei, da lui è straordinario. Andiamo allora, Signore, apri le mie labbra. E la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo Cristo, Signore, fonte di ogni sapienza. Venite, adoriamo Cristo, Signore, fonte di ogni sapienza. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, frumento di Cristo. Noi siamo cresciuti nel sole di Dio, nell'acqua del fonte impastati, segnati dal carisma divino. In pane trasformaci, o Padre, per il sacramento di pace, un pane, uno spirito, un corpo, la Chiesa, la Santa, o Signore, o Cristo, pastore glorioso, a te la potenza e l'onore, col Padre, lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Piandello era veramente il classico agrigentino.
Allora Agrigentino, che come gli ulivi saraceni sono dure all'esterno, ma buon olio però. Allora non solamente, ecco perché Pirantelliano indica quello, cioè dire uno che secondo il suo parere è così. Per gli altri possono anche capire diversamente, cioè dire non c'è verità. Così è se ti pare, se non ti pare vai a cercare un'altra tua opinione, no? Allora ecco lo spirito in fondo. Gli agrigentini hanno questo spirito particolare, quelli di Racalmuto forse Leonardo Ciacia, un altro spirito, quelli di Catania, quello di Giovanni Verga, ognuno ha uno spirito particolare. Allora possiamo dire che l'insieme di questa mistura abbiamo lo spirito siciliano, che è fatto così, fatto di cose come un minestrone, che non si capisce cosa ci ha messo, però è gustoso, il buono è buono. Allora vi dico questo perché Salesiano, Francesco d'Assisi, Giovanni ha preso molto per avere il sapore di San Francesco di Sales. Oppure per esempio, no? I francescani, sapore di San Francesco. Oppure domenicani. I domenicani, sapore di San Domenico. Oppure, possiamo dire, Nazareni. C'è Gesù Nazareno, la festa di Gesù Nazareno, ed è la festa della croce, l'abbiamo a San Giovanni Gevini, c'è la festa meravigliosa, e poi, oppure i carmelitani, ma la cosa più importante è che dove è la prima volta che quelli che credevano in Gesù Cristo furono chiamati cristiani. Ricordate? Una setta protestante. Allora gli atti degli apostoli, Antiochia, i seguaci di Gesù furono chiamati come Vito cristiani. Tu dove sei nato? Pugliese, pane pugliese. Sì, va bene, andiamo. Antiochia. Allora va benissimo. Ci sediamo e prendiamo il salmo del mercoledì. Antiochia è la parte. Salmo 91. Loredana, come sta? Allora, intanto Daniela, vieni qua, leggi una brevissima biografia di San Francesco di Sales. San Francesco di Sales, il padre... Qua, dove mettiti? Dai le spalle a Gesù. No, Gesù. Il padre della spiritualità moderna.
Vescovo di Ginevra e dottore della Chiesa, San Francesco di Sales è considerato il padre della spiritualità moderna. Testimoniò la sua fede in un contesto ostile e davanti a problemi nuovi che costituivano una sfida per la Chiesa, riuscì a dare risposte nuove. Figlio primogenito, Francesco, nacque il 21 agosto 1567 in Savoia, nel castello di Sales, presso Torres, che apparteneva alla sua nobile antica famiglia. Fu soprattutto la mamma a occuparsi della sua educazione. Le mamme. Presso i gesuiti si formò la cultura classica e filosofica e ricevette contemporaneamente una solida base di vita spirituale. Il padre sognava per lui una carriera giuridica, come tutti i padri, e Francesco la secondò andando a studiare diritto a Padova. Proprio qui iniziò a maturare interesse per la teologia. Laureatosi con il massimo dei voti e rientrato in Francia, si iscrisse all'ordine degli avvocati, ma ormai il suo desiderio era quello di diventare sacerdote. Nel 1593 venne ordinato e andò subito missionario nei paesi protestanti, ma nessuno andava ad ascoltarlo. Affidò allora le sue prediche a dei fogli volanti che faceva circolare tra la gente o attaccava sui muri delle case. Per questo motivo è considerato patrono dei giornalisti. Gli scarsissimi risultati iniziali furono compensati poi da moltissime conversioni. Durante una visita pastorale a Digione incontrò Giovanna Francesca de Chantal, una nobildonna con la quale strinse un'amicizia spirituale dalla quale originò un carteggio epistolare di direzione spirituale. A lei nel 1608 dedicò Filotea o Introduzione alla vita devota. Assieme a lei diede vita all'ordine della Visitazione. Gli insegnamenti di Francesco di Sales erano caratterizzati dalla dolcezza. Egli era inoltre fermamente convinto che ogni azione umana fosse sempre supportata dalla provvidenziale presenza di Dio. Fu uno dei più grandi direttori spirituali. Preparandosi alla consacrazione episcopale, compose per sé e per il suo personale un regolamento simile a una regola monastica: preghiera, studio, servizio pastorale. La sua diocesi comprendeva 450 parrocchie che visitò una a una, fermandosi a lungo e svolgendo un'attività molto faticosa. Curava molto il catechismo dei bambini e per questo preparò dei laici. Egli stesso si dedicava molto tempo e riusciva a entusiasmare, grazie alla sua esposizione brillante, chiara, ricca di esempi e di fatti di vita vissuta. Morì il 28 dicembre 1622. Sì, quando sei pronto ti fai la comunione, allora forza le antifone, così presto. Sì. Facciamo questo salmo e subito. Allora. Davanti al tuo volto, Signore, grazie e fedeltà. E 91? 89. 89. Come 89? Sì. Mercoledì, sì. Possiamo iniziare? Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza
di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Insieme i cieli, cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Dio è tremendo sulle zitto nel consiglio di fermi così. Allora vi prego di sottolineare la parola fedeltà, 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 fedeltà. Lo significa questo salmo fa esaltare la fedeltà, 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 fedeltà. Fedeltà che significa? La fedeltà, per esempio, nell'uomo, cosa significa la fedeltà per l'uomo? Cosa vuol dire? Proposito, quando io ti dico una cosa, lo mantengo, questo vuol dire fedele. Cioè ti prometto una cosa, ti prometto di essere studioso e non è studioso. È una promessa che fasulla, non dice nulla. Fedeltà. Ti prometto di volerti bene sempre, fedeltà, fedeltà e così via. La fedeltà significa una promessa che uno fa ed è fedele a quella promessa che ha fatto, proposito di fare. Allora la fedeltà di Dio è diversa dalla fedeltà dell'uomo. La fedeltà dell'uomo è sempre non rispettata. Te lo dice, però non lo mantiene assolutamente. La fedeltà di Dio invece è mantenuta sempre, è sempre, altrimenti non sarebbe, non potremmo dire che viene da Dio. Una fedeltà che non è mantenuta, è chiaro che non è consistenza, e Dio non può essere inconsistente, vanefico. Vanesio così, che non ha solidità. Quindi la fedeltà è una parola importantissima. Dio è fedele. Allora, fedele nelle promesse, ma se noi non sappiamo quale promessa lui ha fatto ad ognuno di noi, può mai sperare qualcosa o no? Se non sa quali sono le promesse che lui ci dona, per esempio, qual è la promessa che lui dà? Quali sono una delle promesse di cui coincide con il nostro bisogno? Qual è la promessa? La serenità, la pace, la gioia, la salvezza, la vita eterna finale. Però lungo il percorso lui è fedele perché ti aiuta, ti sostiene e che non ti guarda. E non solo ti guarda, conta i tuoi passi, da dove vieni, lui ha contato i tuoi passi, dei passi del mio vagare tu l'hai contato. E non solo, tutte le tue pene, le tue angustie, li ha conservati, li ha valorizzati. È una promessa e mantiene, li ha valorizzati perché la sofferenza e le lacrime che hai gettato a terra lì, e sono preziosissimi, tanto è vero che sono diventati gli elementi fondamentali per la redenzione e la salvezza degli uomini. Dio Padre, volendo salvare tutti gli uomini, ha reso perfetto il suo figlio Gesù attraverso la sua sofferenza. La sofferenza, per dire, non solo, se tu mi ascolti, io ti renderò felice, come dice Giacomo nella sua lettera, nella prima lettera, il primo capitolo della lettera, oppure nel Deuteronomio capitolo 30, dove dice così che la fedeltà, nel momento in cui sarai fedele alle mie promesse, io ti renderò felice nella terra che ti ho preparato. Felice. La felicità nasce dalla promessa accolta, pensata, vissuta e mantenuta e creduta. Allora dobbiamo, questo è il salmo della fedeltà, fedeltà. Allora credette Abramo, aspetta Daniela.
Abramo credette, quindi dentro quella parola credette sperando contro ogni speranza umana, perché la speranza umana non mantiene mai le promesse, la speranza di Dio invece la mantiene sempre, anche dopo la nostra morte. Dopo lungo, dopo tanto tempo, Zaccaria aveva pregato per un figlio, aveva pregato molto, primo anno di matrimonio, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, dodicesimo anno, ventesimo anno, trentesimo anno di matrimonio, settantesimo anno di matrimonio, nell'ottantesimo anno di matrimonio, l'angelo gli disse: le tue preghiere sono state ascoltate. I miei tempi. E lui non credette. Dice: dopo tanto tempo mi dice che la promessa è stata mantenuta? Eh sì, non dobbiamo avere le nostre categorie. Le categorie di Dio sono diverse. I pensieri di Dio sono diversi dai nostri pensieri. Confesso a Dio Onnipotente. Per voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri non azioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la creata sempre Vergine Maria, e anche i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Thank you.
Allora, per quelli che non erano presenti questa mattina, aspetta Alessandra D'Egitto. Allora, io questa mattina dicevo questo, carissimo Antonio, è una sfida nei confronti della mentalità che corre oggi nella nostra società stranissima, dove insegue una bellezza che sfugge di mano, la bellezza come dire, sofisticata delle persone che vogliono apparire, è l'unico desiderio spasmodico, disperato degli uomini di spirito e delle ragazze, la bellezza. Noi stiamo sfidando oggi alle ore 17 questa proposta che la bellezza non è quella che pensano tutti gli uomini, ma è diversa. La bellezza che è lo splendore della verità che risplende nella sorgente della bellezza o la sorgente della verità, che è Cristo e la Madonna. Noi sfidiamo chi vuole essere bella, la sua cosmesi deve essere quello di rivestirsi di verità, di amore e di gioia, perché l'apparenza inganna sempre. Gli uomini guardano le cose esterne, Dio guarda l'interno, perché l'uomo è uomo dentro il suo essere, dentro la sua personalità. Questa ripresa della grandezza della sua dignità umana. Quanto più l'uomo riflette, tanto più conosce se stesso. E conoscendo se stesso, l'abisso del suo niente, incomincia a comprendere chi è che lo ha, perché lo ha creato il Signore, perché ci ha creato il Signore, perché ci vuole grandi, ma in Lui, la grandezza che viene da Lui. Comunque è una sfida e saranno i tre relatori. L'autore di questo libro, che è chiamata Ritornare alla bellezza vera, quindi è importante questo qui, dobbiamo essere presenti, non dobbiamo rivestirci di una buona, di una bella mentalità, che è quella diversa degli altri. Chiamiamo anche, facciamo delle telefonate, se noi abbiamo delle amiche che noi vogliamo veramente illuminarli insieme con noi, perché noi anche noi siamo alla ricerca della posizione più giusta e equilibrata della nostra esistenza. Allora, sarà il libro di Enzo Di Natale, il teologo professore Nicolò Madonia, e anche ci sarà l'altra persona così. La professoressa Brancato. Sì, la professoressa Brancato. Va bene, ok? Adesso, per la promemoria, se vuoi ripassare... Allora, se avete voi dei contatti telefonici, telefonate a delle persone, così anche per rendergli noto del lavoro che facciamo noi qui. Oltre alla Resa Divina ci sono anche i supporti complementari. Siamo versetto 9. Sì. Allora inizia tu, forse. Sì. Versetto 9 del Salmo 89. Chi è come te, Signore, Dio degli eserciti? Chi è come te? Forse. Potente Signore, la tua fedeltà
ti circonda. Tu domini l'orgoglio del mare, tu plachi le sue onde tempestose. Tu hai ferito e calpestato Rab, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici. E dobbiamo fermarci qui, dunque, perché qui ci richiamo, grazie, bravo, bravo Alessandro. Arrivare. Allora, aspetta, guarda, dunque, qui è una profezia del calpestavendo, dello schiacciare la testa al serpente Rabbi. Tutta è una profezia, tutta è una profezia futura. L'inizio profondo, nel profondo del tempo, è stata data a una donna. Non dimenticate. La profezia messianica è stata consegnata ad una donna, Maria. Lo dice, la stirpe tua è la sua stirpe, essa ti schiaccerà la testa. Qui abbiamo il calpestio che sarà preso su Rabbi, calpestato Rabbi, tu hai ferito e calpestato Rabbi. Per mezzo è una profezia, quindi. Con braccio potente hai disposto i tuoi nemici, disperso i tuoi nemici. Adesso tutti insieme. Tuoi sono i cieli, tua è la terra. Tu hai fondato il mondo e quanto contiene. Il settentrione e il giorno, tu li hai creati. Il tavolo e l'erba cantano il tuo nome. Capite allora? Tutto richiama anche i particolari. Tutto ha creato lui, particolari della bellezza, della forza, cioè Dio, ogni cosa richiama la mano di Dio, il cuore di Dio, l'amore di Dio. Ecco, la bellezza è questa anche. Ci sono dei territori così belli, così splendidi, incantevoli, che veramente fa estasiare l'occhio sereno. Come quello che ha visto la nostra Angela lì, in Lapponia. Devo dare una cosa che vi ha prestato la nostra carissima Daniela. Daniela, vieni. E salutiamo Carmelina e la nostra Elisa. Allora, attenzione, capite allora, è lo splendore della bellezza stupenda, meravigliosa, incantevole, perché tanti angoli della terra che non conosciamo, ma è possibile mai questi scienziati che dimenticano la bellezza della nostra terra e se ne vanno sulla luna, sono marziani, mezzi lunatici, eccetera. Tutto bello, questi spazi siderali, ma dimenticare la dignità dell'uomo non è mica è tanto giusto. Va bene che c'è questa scienza che arriva a cose impensabili, addirittura l'intelligenza anche artificiale, come è chiamata. Sì, ma la scienza senza l'etica, cioè senza un... Guarda, è spaventoso a leggere, almeno uno non capisce tanto delle cose che scientificamente viene spiegato, però ti dà spavento, ti dà terrore, perché noi quindi dobbiamo molto essere prudenti. Il sospetto deve dare prudenza, non terrore. La prudenza nella conoscenza e nelle scelte che dobbiamo fare, perché ci sono molti ingannatori, molti ciarlatani, e non possiamo fidarci del meccanicismo che ci può essere, o questo robottismo
di tralasciare nelle mani degli altri la nostra responsabilità, perché questo più o meno si parla di questo. E devi ragionare, devi usare la tua ragione, non devi consegnare ad altri le patate bollette, no? Come si dice così, in cerco semplice e meschino magari. Però è così. Ecco per quale motivo la posizione meravigliosa, equilibrata, saggia, sapiente della parola di Dio. Tutte le altre cose vengono dall'uomo che vuole avanzare sempre di più e tante volte sconvolge anche se stesso e va contro se stesso. Se non gestisce bene, per esempio l'atomo, si è scoperto l'atomo per qualcosa di bello, invece cosa ne facciamo? Una morte. Utilizzato per la morte. Pensate, intelligenza artificiale che a un certo punto viene utilizzato per la guerra artificiale, tipica, non so come dire, senza soldati e poi comandare le testate nucleari in un modo o nell'altro, azzerare. Ma non pensiamoci, anzi preghiamo perché gli uomini siano pochi e molto prudenti. Noi dobbiamo essere prudenti nelle piccole cose, non buttarsi a pesce senza pensare nulla, ma cercare un po' di ponderare, di avere questa autocoscienza di noi stessi. È tutta opera dello Spirito Santo qui. Andiamo, vediamo, fedeltà. Quindi siamo andati, versetto 12, insieme. Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene, il settentrione, il mezzogiorno tu li hai creati, il capo dell'Eremo canta nel tuo nome. Tu hai un braccio potente, forte è la tua mano, alta la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Amore e fedeltà precedono il tuo volto. Beato il popolo che ti sa clamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, ti esalta nella tua giustizia. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti al tuo volto, Signore, grazie e fedeltà. Guardate, in ogni parola della Scrittura c'è tantissima saggezza, tanto splendore e tanta conoscenza, tanto intusigere, cioè nella profondità di quella parola noi troviamo veramente il modo con cui dobbiamo fidarci di Lui, fedeltà. Questa parola è tutta per noi, tutta per noi. Questa parola veramente ci dà sicurezza, è la difesa, la custodia da tutti gli assalti delle menzogne. E meno male che l'abbiamo scoperto il menzognero, fin dall'inizio della terra, del mondo, fin dall'inizio, menzognero. Ha fatto credere che Dio è uno che è nemico dell'uomo che è stato creato da Dio, dall'amore di Dio. Addirittura è arrivato a dire che chi ti ha creato è nemico tuo. Addirittura, capite? Cioè una menzogna assurda. E difatti gli uomini che credono alla loro ragione irragionevole e lontana da Dio, pensano che è una maledizione nascere, no?
Uno che nasce, incomincia la sua dannazione. A dopo parte è arrivato a questi limiti estremi anche. Pessimismo. E anche per sé, e tanti altri che hanno seguito come scolari, come discepoli, purtroppo degli stati di animo, perché sono nell'oscurità, vanno, vogliono un po' illuminare gli altri della menzogna. Vabbè, si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo, figlio di Dio, dal versetto 20. Ecco perché si è fatto uomo. Si è caricato di tutti i difetti, le insufficienze, tutte le malvagità, le cattiverie, le storture che l'uomo è capace di compiere, di pensare, si era addossato tutte lui e li ha purificati tutti lui. Lui è la pienezza dell'essere vero, vera umanità, una vera umanità nata dalle mani di Dio nel primo uomo, nella prima donna, primo uomo, cioè dire una natura purissima, meravigliosa, stupenda, nel grande pienezza dell'equilibrio, equilibrio, cioè con i doni naturali e preternaturali. Naturali, cos'è i doni naturali? Cioè non la paura, cioè dire la vita e non la morte. La vita e non la morte, questo è naturale. Preternaturale, cioè della capacità di contemplazione, la capacità dell'unione con Dio, facilissimo, facile, subito. Uno, pensate, senza il peccato originale, senza le ferite dell'anima, del nostro corpo, perché il peccato è questo, di origine è questo, è lo squilibrio di tutto il nostro essere. È stato squilibrato tutto, un terremoto dentro di noi c'è stato quando Adamo ed Eva si sono sventute i doni naturali e preternaturali, ferite terribili, per cui tutti gli uomini dopo Adamo ed Eva, ferite da questo peccato originale, non abbiamo più quell'equilibrio, quella saggezza di prima, e dobbiamo conquistarla, fatica, impegno, col sudore nella fronte, eccetera. Guardate allora, questo dissesto è stato riequilibrato nel momento in cui Cristo Gesù si è spogliato della sua divinità ed è entrato nel cuore dell'uomo, della nostra umanità. Per questo che possiamo dire che nel grembo di questa donna come Eva, donna in carne e sangue, carne ed ossa, che poi è diventata la poesia di Adamo, quando vide la donna disse una parola poetica bellissima: ecco quello che dice, carne della mia carne, sangue del mio sangue. È una poesia di allora. La prima, balbettio, ha visto la donna come un'immagine perfetta di quello che era bisognoso di completare il suo essere. Allora, comunque, quando il Signore si riveste della nostra umanità, l'ha arricchito. Noi nel grembo della Vergine Maria siamo nati tutti, tutte le generazioni degli uomini, perché in Cristo Gesù è venuta la pienezza dell'umanità. Perché è in Cristo Gesù che corporalmente avviene la pienezza della natura divina dentro di noi, e noi ne abbiamo questa partecipazione, per cui ritorna l'equilibrio. Senza di lui siamo squilibrati, cediamo a destra e a sinistra, incapaci di stare in piedi. Chi crede di stare in piedi, chi è presuntuoso, chi crede di stare in piedi, guardi di non precipitare come Lucifero.
Capite quanto è importante la parola di Dio che ci restituisce la saggezza? Però vuole, Padre Pio diceva così, è entrato proprio nel cuore della parola di Dio, diceva così, siccome è un impegno fortissimo quello che tu sei chiamato per avere questo equilibrio della tua esistenza, gestire bene la tua esistenza, allora cosa fai? Ha detto così, affidati al Signore, fidati di Lui, prendi il suo giogo, prendi il suo giogo, cioè dire, prende la parola di Dio che ti viene detto, perché il momento in cui tu abbracci quella parola, il peso ti viene alleviato, diventa soave il tuo peso e supererai le tentazioni, le prove in modo più facile di quanto non lo possa fare pensare tu come uomo senza la grazia. Venite a me, possiamo prenderlo questo che vi dico io, perché il 95% del peso che abbiamo da portare noi oggi giorno per giorno viene diviso sul giogo. Gesù ci aiuta a portare il peso, il 95% del peso delle nostre forze te le dà Lui, ma tu devi partecipare col 5%, fai morire te stesso, fai entrare Cristo dentro di te. Andiamo a vedere capitolo 11, ed è bellissimo, di Matteo, capitolo 11, dove si parla di questo peso soave e leggero, che Lui, se noi accogliamo la parola di Dio, il peso della nostra esistenza nel passare dall'ascolto alla vita di impegnata della coerenza della parola di Dio viene alleviata. Versetto 28. Sì. Versetto 28. Sì. Complimenti. Giovanni 11. No, Giovanni. Matteo. E poi pure Giovanni. Giovanni che cos'è? Aspetta che bene. Matteo. Allora, aspettate che devo arrivarci. Allora, versetto 29, forse prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite. Che cosa troveremo? Non solo, ma quello che è bello, quello che dava l'esegesi Padre Pio, il mio giogo, avanti, il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Cioè dire il peso di ogni giorno, mettendo in pratica la sua parola, viene alleviato. E tutti i problemi che abbiamo, i problemi vengono, dico, affrontati con la forza che viene da Lui. Non sono, cioè dire, non toglie le difficoltà, ma dà la forza per superarli, per affrontarli, per viverli, entrare nel cuore della lotta, nel cuore, non fuggire, nel cuore della lotta, dove Lui ci dà forza e vigore, e quel peso diventa leggero e soave. Bello questa parola, soave. Bellissimo. Dolcissimo. Imparate da me che sono mite, soave. Cioè è bello camminare con Gesù. Pensate, la sera quando uno va a letto, e per richiamare dove si trova Gesù, devi mettere la mano, metti la mia mano nel petto, santa pazienza, perché ti vergogni? È qui che Gesù è. Perché vediamo tanti santi, no, con la mano così, tanto per? Al Salmo 55. Sì, aspetta, le donne le mani dove ce l'hanno? I capelli, no? Noi il cuore, qua.
quando mettiamo la mano al cuore, che bello Guido de Fontanà, non posso dimenticare, quando ho letto la vita di questo ragazzino francese che avevo avuto una conoscenza bella della mamma sua, che diceva che Gesù è dentro di noi e basta, Gesù è dentro di noi. Da quel momento questo bambino, allora, andava a visitare Gesù dentro di lui, socchiudeva gli occhi e gli parlava. Aveva una sorellina un pochino molto vivace e quando giocavano insieme, ragazzini di 7, 8 anni, così, 9 anni e 7 anni, così, facevano schiamazzo e allora la mamma, per favore, fate silenzio, per favore. Allora stavano in silenzio 2 minuti, 5 minuti e basta. Poi ritornavano a fare schiamazzo a destra e a sinistra. E la mamma era infastidita per i fatti suoi. Cioè, ma insomma, lo vedete che Gesù se n'è andato dal vostro cuore? Allora, cosa faccio? Quindi giocate, divertite, ma non fate. Poi ritornavano di nuovo a fare schiamazzo. E la mamma, avete capito che Gesù non c'è? Ma guarda mamma, metti l'orecchio dentro di qua. Guarda se è venuto, perché io me lo sento dentro. Allora la mamma, per fare dire, non è venuto ancora. Dice, mamma, sei diventata sorda. Sentivo dentro di sé, ma i ragazzi sono così vivaci. Sono vivaci. Capite? Invece che cosa facciamo? Ai ragazzi abbiamo insegnato le cose all'esterno. Cioè dire, apparire, scarpe tutte marchiate, con i vestiti, altrettanto, sprechi a mai finire, bellette di qua, di là, cianfrusaglie di tutti i tipi. Santa pazienza, andiamo all'essenziale delle cose. Maria Pia scrive, quando le tue parole mi vennero incontro le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore. Geremia 15, versetto 16. Cioè, grazie Maria Pia. Comunque, padre Giovanni, voglio dire una cosa. Con tutti gli ammalati che vedo, io penso che per noi che stiamo bene, siamo seduti qua, sia più semplice accettare questa parola. Però quando questi ammalati sono annientati, significa che pure per alzare il braccio hanno bisogno di qualcuno che li aiuti, quindi c'è questa mortificazione pure di questo. Ci vorrebbe. È difficilissimo. Esatto. Ci vorrebbe, e lì la Chiesa deve intervenire. Ci vorrebbero sacerdoti, persone, più persone per portare la parola di Dio in questi posti, sì, dove non c'è la soluzione al problema, però c'è il valorizzare la sofferenza. Guardi, perché le devo quando... dire che l'altro giorno io non ci volevo andare, avevo sistemato la cucina, ho detto mi stufa da morire, perché ho detto a volte la mia presenza là è inutile. Comunque mi sono messa sul divano, ho detto Signore, pensaci tu. Ivano Indelicato mi manda un messaggio sul valore delle visite agli ammalati. Mi sono alzata e ci sono andata, prendendo questo messaggio come segnale che dovevo andare. Ebbene, ho incontrato un signore ammalato che ne ha viste di cotte e di crude in tutta la sua vita, perdita di figli, ma poverino era lì, diceva adesso anche questo. Quando io gli ho detto, dico guardi, qualcuno sta preparando per lei qualcosa di grande, perché questa sofferenza è troppa. Lui ha avuto un momento di stupore, di speranza. Però se i sacerdoti, invece di stare in chiesa, andassero più in questi posti, anche perché io posso portare una parolina, ma un sacerdote che è pieno, che conosce bene la parola di Dio, non come me, può, la sua stessa presenza è presenza a volte del Signore. E invece
Vabbè, c'è il cappellano perché la sua sì, parrocchia. Sì, ma il cappellano ha tutto l'ospedale. Tutto l'ospedale. Ma come deve fare, poverino? Non so. I sacerdoti devono andare lì come appuntamento fisso, ma tutti, non il cappellano dell'ospedale. Però c'è Don Andrea che va là. Ci va? Sì, ci va. Sì, sì. Dove? Sì. Ma da quando? Va bene, no, sono visite, non è che abita lì, no, sono lo visite, so. Delle visite. No, no, è stata assegnata alla chiesa proprio dell'ospedale. Ah, sì? Ho detto, va bene, c'è anche il cappellano, ma lì c'è una popolazione, quando sono 7.000 abitanti, più o meno, confesso Dio Onnipotente. Allora, se tu fossi cristiano come te, ci sarebbe più consolazione. Vedi? Sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non sei degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Allora, aspettate un attimo, aspetta Peppino. Allora, quando Santa Teresa del Bambino Gesù, a proposito di questi ammalati, sapete cosa faceva? Sapeva che c'erano molti ammalati in missione e che non c'erano manco le medicine. Lei prendeva le medicine che aveva segnato il medico e sapeva che erano inefficaci. Io, Signore Gesù, ti offro questa medicina inefficace per me, è anche velenosa un po', le offro perché tutti gli ammalati delle missioni
possano avere quella medicina che non hanno. È un qualcosa di straordinario, perché l'impossibile umano faceva in modo che si realizzassero quelle cose che per noi è inimmaginabile. Ma quante persone sono state guarite così? Ma non solo, io per un peccatore gli dicevano di camminare un pochino, la malattia, nella malattia bisogna camminare, non stare immobile, ma era talmente faticoso e doloroso fare il giro della stanzetta dove era, che queste sofferenze offerte al Signore toccassero i peccatori e si convertissero. Allora anche c'è questa capacità, che perché la nostra preghiera, il nostro essere porta un mistero straordinario, per cui tu raggiungi quei luoghi che non puoi andare, e tu tocchi anche con la carità della tua preghiera anche le carni sofferenti degli ammalati, e tu li vivi dentro. Siamo uno, come dire, questi siamo in comunione praticamente, no? Il legame del corpo di Cristo, il corpo mistico di Cristo. Mi ha fatto ricordare quando mio papà stava per morire. Un giorno l'ho accompagnato, parliamo di tanti anni fa, e l'ho accompagnato all'ospedale Giaccone a fare una di quelle visite che sono le ultime visite mediche. E c'era proprio nel corridoio, in attesa delle visite, il corridoio pieno chiaramente di persone con diagnosi infauste, giusto? Quindi, come dice lei, persone che già sono candidate per andare a trovare il nostro Signore. E quindi immagini lei il clima, sia degli ammalati, sia di chi li accompagnava. Ora, a un certo punto, mentre eravamo tutti presi dalla nostra angoscia e peso di quello che sapevamo, entra un sacerdote in questa tunica lunga, non me lo posso dimenticare. Io oggi mi vergogno a pensare questo, però me l'ha richiamato lei e lo voglio testimoniare. È entrato proprio lì dove c'era una coltre di tristezza, che di peso interiore che si tagliava proprio col coltello, perché tutto un corridoio pieno di gente in queste condizioni, è chiaro. E io quando l'ho visto entrare dissi: mica che coraggio che ha a venire qua, ha un grande coraggio, voglio proprio vedere cosa deve dire, proprio per capire. Intanto entrare proprio là dove c'è il dolore, no? Proprio dove c'è il dolore, come dice lei, è più difficile. Però io l'ho ammirato tanto, perché ho detto veramente quest'uomo ha una fede indicibile. Mi ha ricordato per dire questo momento. Anche questa è una bella testimonianza. Come diceva San Francesco, diceva: se dovete parlare, parlate, però se no rimanete in silenzio, già con la vostra presenza. La presenza, perché portate in questi casi non sei buono. Sì. La presenza di Dio. Sì, la presenza. Sì, vabbè. Comunque abbiamo da imparare molto, e siccome conosciamo molte cose, dobbiamo metterle in pratica. Dove siamo arrivati? Allora, versetto... L'ultimo salmo. Versetto 20. No, non ci avevamo cominciato il secondo salmo, che era un tempo parlasti. 21. No, non l'abbiamo fatto. Un tempo parlasti. No, è un tempo parlasti in visione. Abbiamo detto iniziale. Sì, il secondo parlo. Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli dicendo: ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto fra il mio popolo, ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. Continua. La mia mano
è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Su di lui non trionferà il nemico, né l'opprimerà l'uomo perverso. Annienterò davanti a lui i suoi nemici e colpirò quelli che lo odiano. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Farò estendere sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Egli mi invocherà: tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Io farò di lui il mio primogenito, il più alto fra i re della terra. Gli conserverò sempre il mio nome, la mia alleanza gli sarà fedele, stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si è fatto uomo dalla stirpe di Davide, Cristo Figlio di Dio. Dio ha promesso a Davide, suo servo: per sempre durerà la tua discendenza. Versetto 31. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa. Ma non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Non profanerò la mia alleanza, non muterò la mia promessa. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre, certo non mentirò a Davide. In eterno durerà la sua discendenza, il suo trono davanti a me quanto il sole. Sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio ha promesso a Davide, suo servo: per sempre durerà la tua discendenza. Allora, intanto, si prepari a contare quante volte si dice, si ripete la parola della fedeltà in questo salmo. Siccome Carmelina è una matematica, conta quante volte. In questo salmo dell'ultimo? No, conta per i fatti tuoi. Noi facciamo i nostri fatti. Forza? Avanti, antifona. Sì. Luce e sapienza per chi è semplice. La rivelazione della tua parola. Si fa quella di San Francesco di Sales? Deuteronomio. No, solito Deuteronomio. Deuteronomio 29. Allora. Per quanto è importante. Del Deuteronomio. Versetto 1 ci 29.1, la maledizione su quelli che trasgrediscono l'alleanza. Come? Qualcosa in più a me stesso. 8 volte. Forza 1, 5, forza via. Mosè convocò tutto Israele e disse loro:
Voi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i vostri occhi nella terra d'Egitto, al Faraone, a tutti i suoi ministri e a tutta la sua terra. Le prove grandiose che i tuoi occhi hanno visto, i segni e i grandi prodigi. Allora, vedete un po' il richiamo di quello che hanno sperimentato, il richiamo sempre, perché noi siamo persone che dimenticano. Chi è l'uomo? L'uomo è colui il quale dimentica tutto. Quindi ci vogliono punti di richiamo e di memoria. La scuola è anche questo, luogo della memoria, specialmente per segnare quei principi fondamentali che devono reggere il tuo modo di gestire la vita. Cos'è, chi è l'educatore? È uno che mette nel cuore le cose fondamentali che i ragazzi hanno bisogno che sia ripetuto continuamente, ma anche il linguaggio stesso. Per conoscere la lingua bisogna andare nel luogo dove c'è la lingua madre, possiamo dire, perché a scuola si deve ripetere una volta alla settimana, è troppo poco, per l'inglese, lo spagnolo, oppure il tedesco e così via, eccetera. E qui ricordo la ripetizione, la spiegazione, tutto l'anno, riprendere, fare tutte queste cose, è esercizio di memoria, perché la memoria regge l'uomo. Quando perde la memoria significa che va nel grande silenzio e si prepara al grande incontro dove il Signore parlerà al suo cuore per tutta l'eternità. Il Signore, tutte le cose hanno una funzione ben precisa, il silenzio, il dimenticare tutto, perché bisogna preparare il proprio cuore. Certo, per l'uomo, dice, è arrivato alla... No, dimentica tutto. È tutta una provvidenza, tutto ha una connessione. Lui ha fatto, il Signore ha fatto tutto con misura, peso e calcolo. Per quale motivo a un certo punto perde la memoria? Perché le persone che gli sono care si hanno la memoria di quelli che hanno dimenticato le cose fondamentali. Allora c'è un connubio grande e anche una preparazione. Ti portano nel deserto e lì parlerò al tuo cuore, il silenzio di tutto, perché noi siamo immersi in voci, nelle voci, nelle parole, nelle chiacchiere, nel baccano, nel chiasso continuo, nella confusione. Tutto è grazia. Non guardiamo le cose dal lato negativo, ma tutto è positivo. Ma fino ad oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Per ora. Fino ad oggi verrà il momento. Quando verrà questo momento? Con lo Spirito Santo, con la decisione dello Spirito Santo. Vi manderò lo Spirito Santo. E così sì, perché non capivano nulla. Quindi tutte delle generazioni che non capiscono nulla, la nuova generazione comprenderà molto di più, e ancora di più, e ancora di più. La scienza anche così è, la scienza va migliorando sempre, sempre, e gli ultimi arrivati ricevono questi benefici di quelli che hanno faticato, impegnato, hanno fatto delle scoperte e consegnato alla nuova generazione. Allora, forza. Io vi ho condotti per 40 anni nel deserto, i vostri mantelli non si sono logorati addosso. Aspettate, a voi. Diciamo così perché sottolineiamo, ma fino ad oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Quindi tutta la storia va verso l'attenzione che deve avere, trovare attraverso la nostra, possiamo dire, lo stupore, le meraviglie, come anche la prima volta delle cose che ci circondano, ma non solo, ma anche
saper ascoltare, udire e mettere in pratica quello che noi vediamo e ascoltiamo. Quindi è molto importante l'ascolto. I ragazzi crescono quanto più ascoltano e mettono in pratica. Forse versetto 4. Io vi ho condotti per 40 anni nel deserto. I vostri mantelli non si sono logorati addosso a voi. I vostri sandali non si sono logorati ai vostri piedi. Capite? No, prima... Allora, non vi siete stanchi. Maria Grazia, pace a te. Sì. Tutto il 5 legge, poi al 9. Non avete mangiato pane. Aspetta, sai la Bibbia? No, non faccio più la comunità, però preferisco... Ascoltate. Sì. Forse non avete mangiato pane, non avete bevuto vino né bevante né briante, perché sappiate che io sono il Signore vostro Dio. Osservate dunque la parola di questa alleanza e mettetela in pratica. Vabbè, niente, ci fa la legge. Oggi voi siete tutti davanti al Signore vostro Dio. I vostri capi, le vostre tribù, i vostri anziani, i vostri scribi, tutti gli israeliti, i vostri bambini, le vostre mogli, il forestiero che sta in mezzo al tuo accampamento, da chi spacca la legna a chi attinge l'acqua, per entrare nell'alleanza del Signore tuo Dio e nel giuramento imprecatorio che il Signore tuo Dio stabilisce oggi con te, per costituirti oggi suo popolo e per essere egli il tuo Dio come ti ha detto e come ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Non soltanto con voi io stabilisco questa alleanza e questo giuramento imprecatorio, ma con chi oggi sta qui con noi davanti al Signore, nostro Dio, e con chi non è oggi qui con noi. Allora, vedete, un lungo periodo per dire una cosa sola, lo dice e lo ripete. Tutto quello che ho fatto per voi, tutto quello che voi avete sperimentato, il mangiare, il bere, il riposare, l'abbondanza, io l'ho fatto questo perché sappiate che io sono in mezzo a voi, che vi accompagno, vi guido e per stabilire oggi con voi, per costituirvi oggi popolo, il popolo di Dio. Questo è il parlare che dice Mosè, io ricordo proprio questo, non soltanto con voi io ho stabilito un'alleanza e questo giuramento imprecatorio, ma con chi oggi sta qui con noi davanti al Signore, nostro Dio, e con chi non è oggi qui con noi. È un insegnamento per tutti, perché il Signore oggi voi state tutti davanti al Signore, il vostro Dio, i vostri capi e così via, per indicarvi che io stabilisco con voi i momenti in cui io non vi lascerò per nulla, sarò sempre con voi, per voi e anche per quelli che sono assenti. Quello che lui dice lo mantiene. Davvero? Davvero, voi sapete come abbiamo abitato nella terra d'Egitto, come siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversato. Avete visto i loro abomini e gli idoli di legno, di pietra, d'argento e d'oro che sono presso di loro. Non vi sia tra voi uomo, donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lontano dal Signore nostro Dio per andare a servire gli dèi di quelle nazioni. Capite? Voi siete vissuti in mezzo alle divinità estranee, ma non ci sia più uomini, persone che abbiano a ricordare né a fare le cose che voi avete vissuto lì in Egitto. Siate uomini liberi, non lasciatevi condizionare dalle
delle abitudini della storia del popolo, cioè di quando eravate schiavi in Egitto. Non vi sia tra voi uomo o donna o famiglia o tribù. No, vi sia tra voi radice alcuna che produca veleno e assenzio, cioè cattivo esempio, zizzania. Se qualcuno, udendo le parole di questo giuramento imprecatorio, si lusinga in cuor suo dicendo: avrò benessere anche se mi regolerò secondo l'ostinazione del mio cuore, pensando che il terreno irrigato faccia sparire quello arido. Il Signore non consentirà a perdonare. Allora, comprendiamo allora. Allora, se dovete seguire la mia parola, non deve prendere scusanti, dice, basta avere l'acqua per avere una buona produzione. Non è questo che realizza la provvidenza, ma è l'affidarsi al Signore. Non fare di te, fai tutte le cose vendo, riconoscendo che Dio è forte e potente, che non mi lascia. Dio non è un episodio e basta, chiuso. Dio è Dio del quotidiano, imperituro, continuo, sempre della mia storia, guida la mia storia, non mi lascia un attimo. Non lasciare colui il quale ti ha dato queste regole, non dimenticare che io sono il tuo futuro, la tua storia, il centro del colmo della storia. Oggi è diverso. Dalla cristianità ci stiamo cristianizzando, sì, è così, da tutti quelli che perché vengono. Non ascoltiamo più la parola. Quello che stiamo dicendo, quello del Deuteronomio, è il Pentateuco, cioè sono i cinque i primi libri, hanno valore anche oggi, vendo la parola di Dio, di Gesù Cristo, perché non è venuto ad abolire, è venuto a risaldare, completare e richiamare la radice della nostra esistenza, che è nella sua parola, che ha nutrito i nostri predecessori e continua a nutrire. Faccio a te, Carmelina, ed Alessia. Sì. Avete finito? No. Anzi, in tal caso l'ira del Signore e la sua gelosia si accenderanno contro quell'uomo e ricadrà sopra di lui ogni giuramento imprecatorio scritto in questo libro. E il Signore cancellerà il suo nome sotto il cielo. Questo è il peccato, perché ti ho fatto conoscere, perché tutto quello che tu stai vivendo nella terra nuova promessa, e tu sei entrato in questa terra promessa, tu lo dimentichi e fai tutto il contrario secondo la tua logica. Noi facciamo così lo stesso e ci facciamo una religione per conto nostro, di comodo. Noi trasgrediamo e purtroppo ci sono anche queste imprecazioni, nel senso che purtroppo le cose ti andranno male. Non è una parola questa da dimenticare, ma da rivivere. Significa ci tiene il Signore ad essere ascoltato ed avere il suo modo di pensare e di agire. Dentro la novità che è venuto Gesù a portare. Gesù non è venuto ad abolire nessuna parola, ma a dare invece compimento. Sì. Il Signore lo segregherà per sua sventura da tutte le tribù di Israele. Allora cos'è questo segregare? Isolato. Il peccato, sì. Il peccato è un principio attivo di divisione. L'autoreferenzialità è il peccato oggi modernissimo. Secondo me, io mi adatto a queste cose, perché vede gli altri come si comportano, io mi gestisco secondo il mio criterio, prendendo magari qualcosa di buono da una parte, dall'altra, da questa famiglia, e
cercando di fare un misto secondo le cose che sono compiacenti ai propri progetti. Significa scartiamo Gesù Cristo e noi ci lasciamo influenzare da quello che dicono e quello che fanno. Tutti fanno così e io faccio pure così, eh? Allora la generazione futura, i vostri figli che sorgeranno dopo di voi e lo straniero che perché verrà... Perché hai saltato tu? Il Signore lo segregherà per la sua sventura da tutte le tribù di Israele secondo tutti i giuramenti imprecatori dell'alleanza scritta in questo libro della legge. Capite? E allora questo è significa quello che lui dice lo mantiene e lo facciamo noi tutti quelli che hanno avuto queste divisioni, questi divorzi nasce dal peccato. Perché gli omicidi? Dal peccato. Dal peccato che, dico, questo è stato registrato già nel capitolo, il quarto capitolo troviamo già il primo omicidio, anche prima, il primo omicidio, Caino che uccide il fratello. Perché? Forse sono io il custode di mio fratello. Il mio fratello. Allora attenzione, perché nella sottomatura che ha fatto Tiziana, dice il servo shamar, osservare, indica la traduzione, forse sono io il custode, shamar, allora anche shomer, significa custodire, custode, custode degli insegnamenti, vigilare e mettere nel cuore, quindi tutto ciò che il Signore ha detto riguardo al rimprovero che ha fatto il Signore a Caino. Dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? E lui risponde, sono forse io il custode del mio fratello? Tu non hai osservato, non hai rispettato tuo fratello e invece di avere attenzione, tu l'hai odiato, hai avuto una sorta di invidia, di gelosia per tutto quello che avvedeva attorno a sé e lo uccide perché era di imbarazzo, era di ostacolo, aveva bisogno che nessuno gli rimproverasse perché la vita corretta di Abele era un rimprovero tacito. Tacito, perché l'esempio è questo, no? Tacito a lui che era un trasgressivo, perché non gli interessava nulla di quello che faceva, di lasciare contento il Signore o il suo padre o la madre, suo padre o sua madre, che era Adamo ed Eva. Non sono, quando io mi sono indifferente, l'indifferenza è l'atteggiamento omicida, l'indifferenza, ma arriva già a uccidere più che col sangue, anche con l'indifferenza, con l'estraneità all'altro. Forse dove siamo? Andiamo. Tutta la sua terra sarà zolfo, sale, arsura, non sarà seminata e non germoglierà, né erba di sorta vi crescerà. Come dopo lo sconvolgimento di Sodomo e di Gomorra, di Adma e di Seboim, distrutti dalla sua ira e dal suo furore. Dove siamo? 23. Quanto? 23. Diranno dunque tutte le nazioni: perché il Signore ha trattato così questa terra? Perché l'ardore di questa grande collera? E si risponderà, perché hanno abbandonato l'alleanza del Signore. Questo bisogna sottolineare. Perché questa grande crisi mondiale? Perché? Perché c'è tanta guerra? Per quale motivo? Per questo, proprio questo. È la stessa cosa. È la risposta. E noi siamo aiutati a comprendere come va la storia, perché senza di lui noi possiamo facciamo una storia di sangue. Allora
Dio dei loro padri, allora, perché hanno abbandonato l'alleanza del Signore. Dobbiamo sottolineare questo aspetto che è importante. Tutti i discorsi precedenti hanno questo il motivo di tanta sventura. Forse Dio. Dio dei loro padri, che egli aveva stabilito con loro quando li ha fatti uscire dalla terra d'Egitto, e perché sono andati a servire altri dei, prostandosi dinanzi a loro, dei che essi non avevano conosciuto e che egli non aveva dato loro in sorte. Per questo, purtroppo sono stato distratto e la lettura non l'ho seguito nemmeno, perché il tono che tu hai dato è come è distrattivo. Sì, bisogna leggere in modo vero. Comunque sto male, devo rileggere. Sto male, no, basta. Comunque lo sappiamo, la cosa fondamentale è questo, che la trasgressione dei 10 comandamenti rende l'uomo infelice. Non solamente questa infelicità personale se la porta, ma anche lo comunica agli altri, dovunque si trova. Capite? Ed è grave questo qui. Per questo si è accesa l'ira del Signore contro questa terra, mandandovi contro ogni maledizione scritta in questo libro. Il Signore li ha strappati dal loro paese con ira, con furore e con grande sdegno, e li ha gettati in un'altra terra, come avviene oggi. Le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio. Ecco, anche quello lì. Quindi sono questi maghi, cose occulte. Te lo dico io, dammi la mano e ti rivelo il futuro addirittura. Capito? Hai fatto il malocchio, vieni che te lo tolgo. Sì. 2000 euro. La gente ci va. Sì. Eh? La gente ci va. Eh sì, l'ignoranza, questo è il loro peccato. Si attirano l'ira di Dio. 2000. Sono in abominio dinanzi al Signore, in abominio. Allora. Ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, per sempre, affinché pratichiamo tutte le parole di questa legge. Pratichiamo, quindi bisogna conoscere la parola di Dio. Questo è il Deuteronomio, veramente, sono i discorsi di Mosè che ha richiamato alla memoria il popolo di Israele, che è stato, queste cose sono state dette lungo il percorso dei 40 anni nel deserto. 40 anni, quindi una memoria bellissima, stupenda. Responsore. Sì. Cristo si è fatto per noi maledizione perché la benedizione di Abramo passasse ai pagani. E perché la legge con la promessa del sacrificio mediante la fede. Dio ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, liberandoci dalla schiavitù. Perché ci mettiamo in piedi e andiamo.